È uno dei 50 siti museali del Polo Museale della Toscana. È così importante perché è uno dei più visitati della Toscana, sicuramente il più visitato ad Arezzo. Ed è importante, universalmente conosciuto, perché conserva il capolavoro di Piero della Francesca, La leggenda della Vera Croce. La luce all'interno della pittura di Piero della Francesca è un elemento fondamentale. È attraverso la luce che la visione prospettica classica di questo grande pittore teorico si forma e rende visibili i volumi, le forme, le figure. Il punto di partenza è stato la ricerca della qualità della luce adatta per avere la migliore resa cromatica dei dipinti. Gli apparecchi utilizzati sono degli apparecchi speciali perché adottano una sorgente che ha una temperatura di colore che è il risultato delle numerose prove e ricerche che abbiamo fatto. Abbiamo individuato la temperatura che garantiva la migliore resa cromatica dei dipinti nei 3500 Kelvin. Una luce che non solo risolve un problema fisico, quello del corpo illuminante al centro della cappella, che rendeva lo spazio architettonico ingombrato in qualche maniera da un elemento estraneo, ma anche che nella sua qualità proprio tecnologica dell'impianto e nel suo anche risparmio energetico che ci consente, valorizza, esalta i valori intrinseci dell'opera di Piero della Francesca. Questa evoluzione prima di tutto rappresenta un enorme vantaggio dal punto di vista degli ingombri. Quando si illuminano le opere d'arte non sono gli apparecchi i protagonisti della scena e dovrebbero risultare visibili il meno possibile. Miniaturizzare i prodotti per ridurre l'impatto invasivo sul piano dell'architettura, cioè integrare sempre più il prodotto nell'architettura, questa è la sfida continua che abbiamo portato avanti proprio per ridurre l'impatto, consumare meno materiali, ma essere più innovativi sul piano delle applicazioni. La sensazione è che appunto abbiamo recuperato la luce originale, abbiamo ripreso contatto con tutta una serie di sfumature di colore che prima si percepivano molto meno, in particolare i verdi e gli azzurri. È una sfida continua contro noi stessi, insomma, un challenger quotidiano che ci accompagna ormai da molti anni, la possibilità veramente di creare questo restauro percettivo. È un intervento che entra a pieno titolo nella qualità della percezione, della valorizzazione di questo grande capolavoro agli occhi del pubblico, degli studiosi e dei critici. Devo dire che quando abbiamo acceso l'illuminazione siamo rimasti sorpresi anche noi. Non avevamo mai visto i dipinti con questi colori.